Emilio Carelli, volto noto di Sky, volto noto del giornalismo italiano. Il satellite per voi è stato uno strumento indispensabile per entrare nelle case degli italiani e in un certo senso ha creato un mondo nuovo e inaspettato. Sì, il satellite insieme alla tecnologia digitale, diciamo che in questi 11 anni di vita di Sky TG24 abbiamo molto approfittato della tecnologia digitale consentita dal satellite per fare un telegiornale che fosse un po' più ricco dei normali e tradizionali telegiornali. Innanzitutto avere molta banda a disposizione ci ha permesso di stare in onda 24 ore al giorno con 40 edizioni di telegiornale e poi il fatto di poter accedere appunto alla tecnologia digitale ci ha permesso di fare per esempio un mosaico con 6 finestre con la possibilità per il telespettatore di scegliere la notizia che vuole quando vuole, di poter partecipare a una sorta di sondaggio o domanda del giorno, ogni giorno sul tema di stretta attualità, di introdurre per primi anche strumenti nuovi come il touchscreen. Insomma, abbiamo cercato di sfruttare al massimo le potenzialità offerte. Quindi usare la tecnologia in un certo senso nell'informazione vuol dire usare la tecnologia nella fase della ideazione, della produzione e anche della stessa consegna. Quanto è importante questa forma di creatività anche nel fare informazione? Beh, nel fare informazioni io penso che valgono però sempre poi le regole generali, che sono quelle di seguire il codice deontologico dei giornalisti, di verificare sempre le fonti. Naturalmente la professione dei giornalisti in questi ultimi anni è anche molto cambiata. È molto cambiata e il giornalista si richiede, dato che gli strumenti poi sono tecnologicamente più facili da usare, si richiedono una serie di competenze proprio tecnologiche, saper usare una telecamera digitale, saper usare uno smartphone anche per realizzare i servizi, poter poi accedere a dei software di montaggio sul computer, fare l'invio dei propri servizi dalle località più sperdute del mondo. Quindi diciamo che tutte queste capacità sono richieste al nuovo giornalista del 2000. E diciamo che il satellite ha scardinato il vecchio panorama televisivo italiano. Difficile immaginare come sarebbe stato se il satellite non fosse arrivato, ma se dovessimo immaginare uno scenario imprevedibile, imprevisto senza il satellite, ma che Italia avremmo potuto avere? E quanto è stato importante poter disporre in Italia di una tecnologia che arrivasse in tutte le case degli italiani in modo nuovo? Diciamo che il fatto che ogni telegiornale, ogni giornale che nasce è sempre un contributo al pluralismo e alla democrazia, quindi il fatto di aver potuto fondare un ulteriore telegiornale nel 2003 sicuramente è stato un ampliare anche questo pluralismo. Le scelte che abbiamo fatto noi dal punto di vista editoriale sono state scelte di indipendenza dalla politica. Sky TG24 ha sempre fatto la scelta di essere indipendente dalla politica, il più obiettivo possibile, e penso che questo sia un risultato che abbiamo ottenuto, che ci viene riconosciuto un po' da tutti i telespettatori, e quindi da questo punto di vista pensiamo di aver raggiunto anche uno dei nostri obiettivi. Guardiamo all'Europa, da Sky Italia siamo passati a Sky Europe, è un modo diverso, parliamo quasi una lingua che è un esperanto della comunicazione e della informazione. Qui il satellite credo che abbia un ruolo veramente determinante. Beh sì, il fatto che in queste settimane Sky Inghilterra, Sky Deutschland e Sky Italia si siano fuse in un'unica grande azienda che di fatto è poi la più grande media company europea ci pone comunque all'avanguardia, soprattutto anche nella competizione sana, corretta con tutti i nuovi protagonisti della comunicazione dell'informazione, e alludo ai protagonisti di internet, no? a tutti i cosiddetti over the top, che hanno raggiunto dimensioni incredibili e molto grandi, e per contrastare i quali e per fare rispondere alla loro concorrenza sicuramente c'è bisogno anche di grandi aziende editoriali, e questo ha fatto Sky. Da vicepresidente di Confindustria Radio TV, le facevo riferimento agli over the top, ma Confindustria Radio TV testimonia il fatto che le TV in qualunque modo vengano prodotte o consegnate al pubblico, vogliono parlare con una sola voce.
Sì, vogliono parlare con una sola voce proprio per questo motivo, perché si sono accorte che ci sono tanti punti in comune. Le televisioni italiane, Rai, Mediaset, Sky, La 7, anche tutte le TV locali hanno sicuramente tanti punti in comune e tante possibilità di esprimersi su certi temi nei confronti delle regole, nei confronti della politica, per poter poi raggiungere i propri obiettivi, insomma.